Buonasera, seconda edizione del TG Riviera dei Fiori, il nostro telegiornale. Parleremo della protesta colorata e pacifica dei ragazzi del Sea Basket a Sanremo per chiedere la loro palestra per allenarsi. Ci occuperemo poi di un'altra iniziativa molto particolare, vedrete, a sostegno dei bambini che hanno bisogno di angeli custodi. Ci occuperemo poi di una proposta che viene da Confa Artigianato per avere uno sportello unico per le concessioni balneari. Ma iniziamo appunto con la protesta dei ragazzi. 120 atleti tra i 5 e i 15 anni tesserati del Sea Basket Sanremo hanno protestato oggi pomeriggio in piazza Colombo e nelle vie centrali di Sanremo, scopo quello di richiedere una loro palestra per potersi allenare. Infatti a fine giugno prossimo potrebbe essere chiusa la tenso struttura di via Barabino che utilizzano da anni proprio come palestra. La loro una forma di protesta molto pacifica, appunto per richiedere il diritto allo sport con loro mamme, papà ed allenatori. Alberto Guasco ha avvicinato Mauro Bonino del Sea Basket ed una mamma. Mauro Bonino, uno degli allenatori del Sea Basket, ci sono poi altri suoi colleghi qui in zona, soprattutto ci sono tante mamme e bambine oggi. Cosa chiedete con questa manifestazione? Siamo tantissimi, vogliamo una palestra, non vogliamo entro il 30 giugno essere fuori. Quindi la soluzione quale potrebbe essere? Perché nell'immediato sarà impossibile costruire. Noi siamo un'associazione sportiva, non facciamo politica, la politica non ci interessa. Noi vogliamo una palestra per questi bambini qua e basta. Vi rivolgete al comune affinché venga messa quantomeno in cantiere la costruzione di una palestra? Noi ci rimettiamo alle decisioni del comune, martedì c'è un consiglio comunale che ha per oggetto la costruzione di una palestra. Per oggetto la costruzione di una palazzina, legato al progetto, esatto, c'è anche la costruzione di una palestra. Noi, a noi ci interessa la palestra, tutte le altre cose non ci interessano, noi non facciamo politica, non entriamo nelle questioni politiche. Noi vogliamo... Sono 10 anni che ci promettono questo pallone tensostatico e sono 10 anni che tutti gli anni per una cosa o per l'altra la rimandano. Io sono una delle prime mamme che ha cominciato con questa storia della palestra. Ormai mio figlio è via da Sanremo per lavoro, il secondo ormai ha 19 anni anche lui e di palestra ancora. Io sono qua per vedere fino a che punto devo arrivare per vedere questa palestra, perché oramai anche questi diventeranno grandi, anche questi, non lo so, io dico ma ci prendono proprio per i fondelli, ci prendono proprio per stupidi. In tutta Sanremo non c'è una palestra sana, sono tutte con acqua, a parte che fanno parte delle scuole, fanno parte di altre, cioè sono nate con, la Villa Ormon non è una palestra, è stata adibita palestra, ci vogliono dare un pezzo al mercato, ma era un mercato, cioè qui a Sanremo non c'è una palestra nata come tale, è una vergogna, non se ne può più e io voglio vedere a che punto arriviamo, perché non è possibile. 10 anni, ogni sindaco che è passato mi ha stretto la mano e mi ha detto signora stia tranquilla, io facevo parte del comitato una palestra al volo e sono ancora qua e anche questo sindaco se ne va e la palestra non c'è. La tenso struttura di via Barabino non ospita solo il Sea Basket ma anche altre attività come ginnastica artistica, tutta una serie di forma di attività per ragazzi appunto dal 5 ai 15 anni. Il Consiglio Comunale di Sanremo domani è stato convocato a partire dalle ore 21 in seconda convocazione, quindi necessita solo di un numero legale di 10 consiglieri comunali per affrontare anche la pratica inerente alla tenso struttura di via Barabino. La pratica che era già stata presentata nel Consiglio Comunale di giovedì 27 marzo che si era concluso per mancanza di numero legale. La pratica in oggetto prevede la realizzazione di una palazzina residenziale in zona Barabino con annessa una palestra che dovrebbe essere realizzata in zona Foce a spese del privato che realizza la stessa palazzina e quale privato quindi darà al comune la nuova palestra più gli oneri di urbanizzazione. Il progetto è già stato approvato in precedenza, ora il Consiglio Comunale deve pronunciarsi sulle osservazioni alle controdeduzioni
presentate da alcuni cittadini. Quindi l'iter è già avviato, una volta che il Consiglio Comunale si sarà espresso, il progetto dovrà passare in Regione Liguria e quindi andare avanti per tutto il suo iter. I ragazzi quindi con la loro protesta sostengono il voto anche in Consiglio Comunale domani, Consiglio Comunale che affronterà tutta una serie di pratiche di natura urbanistica e anche alcuni debiti fuori bilancio e si occuperà anche di spazi demaniali. Quindi domani Consiglio Comunale di Sanremo a partire dalle ore 21. Passiamo alla cronaca. Bandrinazione nella scuola media Bogna in piazza Roma ad Imperia l'altra notte. Ignoti hanno danneggiato 3 lavagne luminose, scritto delle frasi ingiuriose sui muri, rovesciato banchi, strappato cartelloni. Hanno anche rubato un computer portabile, ma l'inventario è ancora in corso. Un sopralluogo è stato effettuato dai carabinieri su richiesta del personale scolastico che questa mattina ha scoperto il raid vandalico. I militari stanno analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza cittadino per trovare tracce dei colpevoli. E veniamo ad un altro argomento che riguarda i ragazzi. Baca, ovvero motociclette, grandi giubbotti, ma anche un cuore grande a disposizione dei bambini, soprattutto quelli più indifesi, vittime di abusi e di violenze, quelle che hanno bisogno per sorridere anche di sapere di poter contare su un amico più grande che li possa difendere. Il portavoce del Baca della provincia di Imperia si chiama Agli, un soprannome per proteggere anche la sua privacy e quella della sua famiglia. Li abbiamo incontrati in piazza San Siro a Sanremo, dove giorni fa nella vicina scuola c'è stato bisogno anche del loro intervento. La prima cosa che abbiamo chiesto ad Agli è che cos'è il BACA. Noi siamo Bikers Against the Abuse, siamo un sodalizio di motociclisti che si occupa di creare un ambiente sicuro per i bambini come prevenzione primaria, a livello di prevenzione secondaria invece di ridare fiducia nel mondo, nel futuro e non aver più paura degli adulti a bambini che hanno invece già subito abusi. Perché si fa questa scelta? Viene così perché siamo bikers, una delle regole fondamentali dei bikers è che comunque i bambini sono sacri, non si toccano. Molti di noi sono padri di famiglia, molti di noi non sopportano determinate cose nei confronti dei bambini, li vediamo effettivamente come delle cose da proteggere, quindi la scelta viene dal cuore naturale e tutti quelli che fanno parte di Bacca decidono di farlo per i bambini. Non abbiamo nessun'altra motivazione se non questa. Tutti noi lavoriamo alla stessa maniera, che all'interno degli istituti, con visite periodiche, andiamo a trovare questi bambini, giochiamo con loro e gli facciamo avere di nuovo fiducia nella figura dell'adulto, che è quello che gli manca dopo che hanno subito un abuso. In un caso abbiamo avuto un contatto diretto con quello che verosimilmente era un abusatore, che è stato allontanato su quel momento. Grazie anche all'intervento delle forze dell'ordine abbiamo riportato i bambini al loro domicilio sani e salvi. Ma nulla di che rispetto a questo, abbiamo fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi padre di famiglia se avesse visto un bambino minacciato, in pericolo, e l'azione che stiamo facendo qua riguarda la stessa cosa, non è nulla di eclatante, semplicemente siamo scesi in piazza per avvisare la popolazione, la cittadinanza, per richiedere la loro collaborazione con un aiuto di vigilanza solidale nei confronti dei bambini che fanno parte di questa struttura innovativa per l'infanzia, su cui ci potrebbero essere dei problemi perché comunque la piazza non è tanto frequentata. Però torno a ripetere, a noi non interessa più di tanto quello che capita nella piazza, l'importante è che quello che capita nella piazza non crei problemi ai bambini, che i bambini possano entrare e uscire, stare serenamente all'interno di questa struttura, che è una struttura di alto livello e che li accoglie con un progetto pedagogico molto innovativo. Ecco, però voi non siete né una ronda né dei vendicatori, ci tenete a dire? Ci teniamo a precisarlo, assolutamente, la ringrazio per averla ribadito, perché noi siamo unicamente un gruppo di volontari che hanno deciso di dedicarsi alla sicurezza dei bambini. Noi speriamo e facciamo di tutto per risolvere tutto col dialogo tra persone, e normalmente più delle volte la cosa si ferma lì, perché comunque tutte le persone, anche le peggiori, le più disagiate, quando si parla di bambini mostrano di avere un cuore di fondo, tranne gli abusatori naturalmente. Allora, quindi angeli custodi o dei piccoli supereroi in giubbotto per i bambini? Siamo semplicemente fratelli, amici e volontari per quello che riguarda la cosa, né angeli custodi né supereroi, perché i supereroi sono gli eroi nella nostra società, sono altre persone che fanno altri tipi di sacrificio.
E cambiamo decisamente argomento. Nei giorni scorsi il SIB, Confcommercio della provincia di Imperia, ha scritto a tutti i sindaci dei comuni costieri per proporre la creazione di un ufficio unico del demanio provinciale. Domenico Mazzitelli, presidente provinciale del SIB, sottolinea che ogni anno gli uffici demanio dei singoli comuni sono chiamati a emanare le norme per la disciplina delle attività balneari, oltre ad occuparsi di tante attività. Tutti i provvedimenti comportano incontri dei singoli comuni, utilizzo di personale per svolgere pratiche identiche su tutto il litorale imperiese. Da qui l'idea di unificare in un unico ufficio di spiego di questo tipo di procedura. In un momento di crisi economica che sta colpendo le amministrazioni pubbliche, ma anche le aziende, la razionalizzazione dei costi e delle procedure non può creare benefici. E quindi chiedono le sinergie dei 15 comuni che permetterebbero di avere un sindaco, un singolo interlocutore per le aziende e uniformità del lavoro nelle emissioni delle ordinanze. E l'azienda pubblica di servizi alle persone, l'ISAF, aderisce alla sesta giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo indetta dalle Nazioni Unite nel 2007 e fissata per il 2 aprile. L'ISA sarà nelle piazze, soprattutto ad Imperia in piazza San Giovanni, con materiale illustrativo e per fornire tutte le informazioni per quanto riguarda la consapevolezza dell'autismo e quindi per far conoscere questa patologia e quindi anche per sensibilizzare sull'opportunità di conoscere e di aiutare le famiglie che affrontano questo cammino, questo percorso con i loro ragazzi. Il Comune di Sanremo aderisce a Liguria Blu, iniziativa sempre per sensibilizzare sulla problematica dell'autismo, con il 2 aprile illuminando la fontana del Palazzo Bellevue di acqua azzurra, come accade in tanti altri comuni della Liguria e in tante altre città in tutto il mondo. E siamo quindi arrivati al termine del nostro notiziario. Adesso abbiamo un momento di incontro con Achille Pennellatore e il Meteo Liguria. Grazie di rimanere con noi. Signori, a tutti buonasera e buona settimana. Apriamo questa settimana con condizioni di alta pressione, poi durante la settimana ci saranno dei piccolissimi disturbi nuvolosi, più che altro un po' di vento in più nei prossimi giorni, ma nessuna perturbazione. Vedete voi che effetto muro che sta facendo l'alta pressione a questa perturbazione che tenta in tutte le maniere di portarsi verso le nostre zone. La vedete che qua comincia ad arcuarsi, proprio le sta studiando tutte, ma non ce la fa e non ce la farà. Perlomeno nella prima parte di questa settimana. Venerdì la depressione che adesso è sul mare di Alboran si porterà tra Corsica e Sardegna e anche verso la Sicilia e genererà del vento di grecale sulle nostre zone e un po' di nuvolosità di margine. Tutto qua, ma la perturbazione vera e propria, la Liguria, non la interesserà. Diamo le due cartine che vi testimoniano quanto vi sto dicendo. Ecco la profonda depressione ben organizzata, fronte caldo, fronte freddo, fronte occluso, linee di instabilità che tutto questo sistema bistratterà e bene anche la penisola iberica, Portogallo e Spagna e Francia occidentale. Noi, vedete, campana anticiclonica di protezione, quindi non succederà niente. Questo almeno fino a tutto giovedì. Ora vediamo una cartina di Bracknell invece per il venerdì, in cui vediamo che questa depressione si posizionerà con un minimo su Cagliari e con il fronte che andrà questa volta a interessare tutto il Tirreno da Roma in giù e le regioni meridionali, ovviamente le isole. E da noi vedete che siamo al margine, quindi non succederà praticamente nulla, se non un po' di vento. Andiamo all'unica cartina di previsione che vi faccio vedere, è per domani, martedì 1 aprile, non è uno scherzo, avremo qualche nuvola. Visto che l'alta pressione è a sud, la bassa pressione è più a ovest, ci sarà un trasferimento d'aria da nord-est che direi che posizionerà delle nuvole basse soprattutto sul genovesato e il savonese e qualcuna anche ai lembi orientale e occidentale della regione. Quindi tendenza a cielo nuvoloso, non coperto. Magari sul savonese il genovesato sarà molto nuvoloso, di nuovo nuvoloso sulla zona di Spezia, però non aspettate di vedere una giornata completamente serena. Nuvole basse marittimo costiere.
La temperatura più o meno resterà stazionaria, un vento variabile 5-15 nodi come direzione molto mutevole, però avrà una componente tra est e sud-est. Il mare però, visto che non andrà oltre i 15 nodi il vento, sarà poco mosso su tutta la fascia costiera, tra poco mosso e mosso sulle zone dell'arco. Mercoledì e giovedì più o meno avremo lo stesso tipo di tempo, però alle nuvole basse potranno sostituirsi delle nuvole alte, cirri e cirrostrati, a velare il cielo, renderlo lattiginoso e biancastro, e il vento allora da est-nord-est potrà arrivare anche a 20 nodi, per cui il mare diventerà da poco mosso a mosso, temperatura stazionaria. Per venerdì velature un pochino più dense e questa volta il vento sarà da grecale puro, nord-est 20-25 nodi con il mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Un lieve calo delle temperature lo prevedo per venerdì, ma lieve, niente di più. Grazie a tutti per l'attenzione e buonasera.